Per Assisi News in comune a Cannara, all'indomani della rielezione a sindaco di Cannara di Fabrizio Gareggia. I cittadini hanno apprezzato e l'hanno rieletta. Sì, è la terza volta, quindi diciamo che hanno mantenuto questa buona abitudine di votarmi. No, a parte gli scherzi, credo che sia una ricompensa per il lavoro, il grande lavoro che è stato fatto non soltanto da me ma da tutto il gruppo, no? Questa volta credo che sia veramente un merito corale questo risultato, perché tutti quanti nei 5 anni si sono impegnati tantissimo, anche penso al periodo della pandemia sotto il Covid. Noi comunque abbiamo sempre sostenuto la popolazione, siamo stati sempre molto attivi, vicini ai cittadini, e credo che questo abbia pagato. Cosa si sente di dire Fabrizio Gareggia a chi l'ha votata? Innanzitutto un grandissimo grazie, e soprattutto vorrei fargli sapere che è stata una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, perché vincere per la terza volta consecutivamente in un comune dove c'era questa grande voglia di ripartire, di cambiare, di rilanciarsi anche come territorio, è stata veramente una grande soddisfazione, anche perché io credo che sia cambiata anche la mentalità dei cittadini. I cittadini di Cannara, quando io mi sono insediato al primo mandato, erano anche un po' rassegnati, pensavano che il loro destino fosse un destino fatto di rinunce, magari anche di delusioni, fatto di persone che facevano promesse senza mantenerle. Questa mentalità è cambiata molto, perché Cannara oggi è un comune che sotto tanti profili è migliorato, ma soprattutto riesce anche ad imporsi in un panorama, direi, regionale. Tra tanti altri comuni, insomma, noi non siamo più la Cenerentola, ma siamo un comune che fa la sua parte, contribuisce in maniera anche abbastanza importante un po' anche all'immagine di tutta la regione, e quindi si sono abituati a non più a galleggiare ma a fare la partita, diciamo, e quindi questa è una soddisfazione molto, molto grande per me. Per Cannara in quest'ultimo periodo anche un forte legame, ancor più con Assisi, con San Francesco, mi riferisco a Piandarca e al sito inaugurato non troppo tempo fa. Sì, questa è, diciamo, una riscoperta delle nostre tradizioni. Cannara è terra francescana, ne conserva una memoria storica su episodi della vita di San Francesco molto importanti, la predica agli uccelli ma anche l'ideazione del terzo ordine francescano, ma anche i valori, il rispetto per l'ambiente, l'amore per il creato, la solidarietà, sono tutti valori che Cannara ha conservato gelosamente e che adesso riesce a rivendicare anche con orgoglio, avendo realizzato con un impegno corale che non è soltanto dell'amministrazione della parrocchia ma di tantissimi cittadini un santuario all'aperto dove prima c'era un ricordo di qualcosa di importante che era avvenuto. Oggi chi va a Piandarca trova una statua, trova un altare, trova un tao meraviglioso, trova un ambiente incontaminato, un silenzio, una pace. Io invito tutti ad andarci, perché anche quando non c'era nulla si sentiva che in quel luogo c'era qualcosa, e quindi è una sensazione che permane tuttora, e soprattutto è veramente il risultato di anni di impegno, di lavoro e di passione. Non è stato semplice, perché abbiamo avuto tantissimi problemi legati un po' anche alle vicende dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo avuto uno stop nel 2016 quando siamo stati commissariati, quindi poi c'è stato il terremoto, poi la pandemia, poi tante vicissitudini, però in questo percorso abbiamo avuto ben salda la consapevolezza che era un compito importantissimo questo di rivalutare Piandarca, ma anche il sostegno costante sia dei frati conventuali, frati minori, anche dei terziari francescani, anche del vescovo Domenico Sorrentino, che io ringrazio tantissimo, e della città di Assisi. È stato veramente un impegno corale, e senza l'aiuto di questi soggetti che sono stati parte attiva, ma anche del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, con la Presidente Nivestei, allora Presidente, ora diciamo è stata sostituita in questo incarico, però lei ci è stata sempre molto vicina e questo ha fatto la differenza. Cannara, che si distingue per la socialità, è bene nello sport, sono diverse le squadre dal basket al calcio a 5 che stanno lasciando il segno, culturalmente in crescita dal punto di vista della religiosità. Cosa c'è da fare ancora per Cannara nei prossimi anni e dove si può fare meglio, dove si può migliorare? Allora, intanto dobbiamo, secondo me, sullo sport vincere i campionati. Quest'anno ci sono state 2 retrocessioni abbastanza dolorose, ma io credo anche necessarie, perché poi a un certo punto bisogna ripartire e per ripartire bisogna mettere un punto di partenza. È capitato, abbiamo le risorse, le competenze, le capacità, gli stimoli per fare bene sia nel settore del calcio che anche nel basket. Che questo palazzetto nuovo, sì, no? da poco inaugurato. Al di là di quello c'è il grande affetto ritrovato della comunità verso gli sportivi cannaresi, verso le società di calcio. Abbiamo il Real Cannara che è stato promosso quest'anno, quindi il calcio a 5 che ha dato grandi soddisfazioni, ma abbiamo anche la box, quest'anno c'è stato un bellissimo evento con l'esordio di un professionista, quindi diciamo questo è un settore dove noi abbiamo tantissime soddisfazioni, con dei settori giovanili molto importanti, molto forti, ben curati, assistiti. C'è veramente un movimento sportivo degno di nota. Sotto il profilo culturale, chiaramente questa riscoperta del sito francescano di Piandarca, ma anche una rinnovata gestione del museo, che è sicuramente un nuovo stimolo, una gestione molto giovane, quindi noi abbiamo ottime speranze di poter far conoscere anche il nostro museo. Urvinum Mortense, che è un mio pallino al pari di Piandarca, con la differenza che per Piandarca la sovrintendenza è stato un aiuto, in questo caso invece diciamo si sta un pochino mettendo di traverso, quindi dobbiamo capire qual è il problema e cercare di risolverlo, perché Urvinum Mortense è un elemento fondamentale per il rilancio economico e turistico del nostro territorio, oltre che culturale. A breve anche 2 eventi, penso al Corpus Domini, alle Infiorate, penso alla Festa della Cipolla, all'Enogastronomia. A Cannara è molto importante. Sì, tra l'altro si è da poco conclusa l'edizione della Festa della Vernaccia, anche quella molto partecipata, molto ricca di eventi. Ci sarà la Festa del Vino nel periodo di luglio, queste Infiorate. L'anno scorso è stata costituita l'Associazione degli Infioratori di Cannara, quindi un'attenzione anche da parte della comunità verso questo evento, che nel corso degli anni si era un pochino appannato. Quest'anno c'è grande stimolo, tanti gruppi, tanti giovani che partecipano, e poi la regina delle feste, la Festa della Cipolla, che ha festeggiato lo scorso anno la sua 40ª edizione. Quest'anno stiamo già lavorando insieme al presidente Damaschi e ai presidenti degli stand per cercare di migliorare ancora di più, ben sapendo che siamo arrivati, diciamo, al limite di presenze che possiamo accogliere, quindi dobbiamo insistere nel migliorare il servizio e ampliare anche l'offerta di eventi a corredo degli stand che, diciamo, io lo ricordo sempre, sono retti e organizzati da volontari che fanno un lavoro egregio, straordinario, e quindi a loro va tutto il merito del successo di questa festa. A chi non l'ha votata e all'opposizione, che dice Fabrizio Careggio? Ma io devo dire, chi non mi ha votato molto probabilmente non ha ben compreso, o noi non ci siamo spiegati, e questo è un qualcosa sul quale interrogarsi, su quella che era l'idea di cambiamento per questo Paese. Noi abbiamo sempre amministrato non tenendo conto delle appartenenze politiche, delle provenienze, degli schieramenti, eccetera. Abbiamo sempre dialogato e ci siamo sempre relazionati con i cittadini in maniera molto trasparente, molto corretta. Probabilmente quello che è mancato in questi anni, non soltanto per colpa nostra, ma anche per la pandemia e tutto il resto, è stata una comunicazione efficace, quindi noi comunicheremo, saremo ancora più vicini ai cittadini, in particolar modo cercando di ascoltarli per capire quali sono le situazioni che magari noi non siamo riusciti a risolvere correttamente. Non dico che alle prossime elezioni Canna Resi Liberi debba prendere il 100%, ma sicuramente il 100% dei cittadini deve almeno fare un pensiero concreto sul darci la sua fiducia, quindi poi magari finirà nuovamente, non so, 50 a 51 a 49, però tutti quanti devono valutare il nostro gruppo come un'alternativa concreta alla quale si può dare fiducia. Cosa pensa Fabrizio Gareggia delle sinergie territoriali con i comuni limitrofi? Penso a Bastia, penso ad Assisi stessa. Allora, io credo che da soli non si vada da nessuna parte. Noi come comprensorio, includendo Valfabbrica, Assisi, Bastia, diciamo ricalcando un po' la zona sociale, se guardiamo verso nord, siamo un comprensorio di circa 60-65.000 abitanti. Se a questo comprensorio guardiamo un pochino alle nostre spalle, troviamo Spello, Bastia, Foligno e Bevagna. Metterei anche Bettona. Sì, chiaramente, la zona sociale c'è anche Bettona, l'amico Valerio Bazzoffio mi perdonerà, ma è stato un lapsus, ma con Bettona abbiamo grandissima amicizia e collaborazione. Però dico, se noi mettiamo insieme tutte queste realtà, siamo tanti. E tanti cittadini tutti insieme, quando le amministrazioni hanno degli obiettivi condivisi, hanno una massa critica che può condizionare anche le scelte dei decisori regionali o anche nazionali, perché comunque è un bacino molto importante anche dal punto di vista non soltanto demografico, ma anche culturale, industriale, artigianale, e quindi sicuramente sono sinergie che vanno corroborate, vanno strette ancora di più. Noi abbiamo un ottimo rapporto con tutte le amministrazioni con le quali ci relazioniamo, è un rapporto di amicizia personale prima che politico o amministrativo, e io di questo ne vado molto orgoglioso, perché avere stima e ricevere stima è probabilmente una cosa fondamentale quando si deve fare un pezzo di strada insieme. Il prossimo anno ci saranno delle scadenze elettorali importanti per tanti comuni di questo comprensorio. Io sarò ovviamente molto attivo nel sostenere i sindaci uscenti con i quali ho lavorato benissimo, e mi auguro che insomma, si possa continuare a lavorare con loro. Se ci fosse qualche cambio, noi comunque siamo sempre disponibili e collaborativi con tutti. Per chiudere, cosa devono aspettarsi i cittadini, tutti i cittadini, indistintamente da chi l'ha votata e da chi non l'ha votata, e cosa vuole dire ai suoi cittadini canaresi? Allora, io intanto sottolineo il grazie, perché non era scontato, non è stato semplice, molti ci davano col favore del pronostico, io non l'ho mai ritenuta un'elezione, una campagna elettorale semplice. Ho molto rispetto della mia sfidante, che è una ragazza giovane, preparata, che ha fatto una campagna elettorale molto impegnativa e impegnandosi moltissimo. Chiaramente noi avevamo dei risultati importanti che sono stati premiati dai cittadini, e questi erano innegabili, quindi forse in questo c'era lo svantaggio dall'altra parte. Ai cittadini dico semplicemente quindi grazie, dico anche che questi 5 anni sono 5 anni fondamentali per Cannara, perché i primi 5 anni sono stati di rodaggio, i secondi 5 noi abbiamo costruito e messo a terra un progetto di sviluppo per il nostro territorio. Questi 5 anni che ci accingiamo a trascorrere insieme sono gli anni in cui dobbiamo concretizzare questo cambiamento, che deve essere consolidato e che deve far definitivamente ripartire Cannara sotto il profilo culturale, sociale, civile, economico. La ringrazio. A voi.